è uscito un nuovo snapshot della 1.13. Va bene, ma sarà come tutti gli altri snapshot. Vabbè, io direi di aprirlo, non si sa mai. Potrebbe essere qualcosa di eclatante, ma non dubito. Perché ultimamente stanno facendo questi snapshot praticamente inutili, dove risolvono bug, quando poi più ne mettono che risolvono. Allora, andiamo in single player, creiamo un nuovo mondo, lo chiamiamo 18V07A. Va bene, lo mettiamo in creative, altre opzioni del mondo, mettiamo i cheat, ok. Creiamo il mondo. Allora, io ho visto un video in cui dicevano che la generazione del mondo sarebbe dovuta essere più efficace, più veloce. E possiamo notare già un... cioè, molto più veloce. Praticamente adesso già dovrebbe spawnarmi tutto il mondo e ok. Va bene, ragazzi, al primo impatto non dovrebbe laggare neanche poi così tanto. E ragazzi, noto una cosa, sto notando una cosa. Che lo shift si mette nello stesso modo come era nella 1.7. Perché poi, ragazzi, lo shift, non so se lo sapete, ma lo shift l'hanno più o meno fatto più duro, come posso dire, adesso è più morbido, come potete vedere quando scende è più morbido. E hanno modificato un pochino. Allora, nell'acqua non noto niente di strano. Non lo so, apri... cos'è questo? Che legno è? Che mi stai dicendo? Ok, va bene, adesso però mi viene il dubbio. Mi viene il dubbio che se li scrafto... ah, mi dà proprio il Dark Oak, quello classico. Ah, va bene. E perché questa cosa? Da dove è uscito? Ma non lo so, comunque è davvero molto molto bello. Si rompe nello stesso identico modo di un pezzo di legno normale. Allora, adesso direi di... vabbè, i bug bellissimi, giustamente è uno snapshot. Allora, io non vedo niente di particolare, vedo soltanto gli squid. Quelli dicevano, aggiungeremo le alghe, aggiungeremo le tartarughe. Va bene. Che è successo? Oh, ma mi sto buggando. Che cosa? Ragazzi, hanno fatto l'animazione del nuoto. Ma che mi sono perso? Poi si può nuotare anche mezzo in superficie. Ragazzi, si può nuotare anche così. Ma è bellissimo! Ragazzi, è una cosa incredibile. Aspettate, allora. Cos'è questo? Dried kelp. Kelp significa alga. È un blocco di alga. Ma poi, è una mia impressione, o volo molto più velocemente? Poi, cos'altro hanno aggiunto? Hanno aggiunto le slab di prismarine. Ah, belle! Belle, belle, belle. Perché le slab di prismarine sono belle, 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 belle. Mi piacciono in una maniera che non potete immaginare, se slab. Ragazzi, cioè, ditemi se non è una figata. Ditemi se non è una figata questa scala. Va bene. Ma secondo me hanno aggiunto molte altre cose. Allora, dovrebbero esserci delle alghe, ma io qui alghe non ne vedo. Quindi adesso cercherò un oceano. Ragazzi, ecco qua il mare! Ma allora veramente ci sono le alghe? No, ragazzi, vi prego, fatemi nuotare, che è una cosa bellissima. Cioè, ragazzi, nuotiamo insieme alle squid. È bellissima questa cosa. Per chi se lo stesse chiedendo, per nuotare... ma come nuota veloce! Ma è bellissimo! Ragazzi, allora, per chi se lo stesse chiedendo, per nuotare bisogna... ogni tanto sti freeze... allora, per nuotare bisogna correre, praticamente. Bisogna correre, però, sott'acqua. Ed è bellissimo, guardate, cioè, le alghe. Le alghe che poi dovrebbero produrre ossigeno. Adesso vediamo un attimo, mi metto in survival. Sì, ragazzi, perché stanno creando ossigeno. Io non sto morendo soffocato. Quindi se vado qua, esattamente. Sì, sì, ragazzi, producono ossigeno. Così sono anche una fonte di ossigeno per chi magari sta nuotando, va nell'alga e si ripristina. Ragazzi, questa è una bella, bella cosa. E adesso mettiamo Game Mode Survival. Voglio vedere se anche questa è una fonte di ossigeno. Ah, sì, proprio è come se stessi fuori dall'acqua. Mi fa praticamente cadere, anche se però perdo vita. Questa è una pecca.
Ecco, sì, vedi, proprio cadi, vieni risucchiato, è come se fosse una specie di tornado. Adesso voglio ipotizzare che io, per esempio, nuoto, cado qui dentro e tipo, ah, cade, bellissimo, ragazzi. Questo nuovo aggiornamento è un qualcosa di fantastico. Oddio! Ragazzi, una tartaruga! Oddio! Ci sono le tartarughe! Ciao! Ciao! Aspetta. C'è il tridente! No, raga, c'è il tridente. C'è il tridente. Ma quanta vita c'hanno queste tartarughe? E poi droppano le alghe, va bene. Ma quanta vita c'ho? Possiamo piazzare le alghe? Ragazzi, ma... Ma quanto toglie? Toglie 9! Ragazzi, è praticamente un'ascia più veloce. Ragazzi, mi sono un attimo informato e ho notato davvero un sacco e dico un sacco di altre cose che non ho detto in precedenza. Come potete vedere, qui c'è... Aspettate, un attimo. Qui c'è il tridente. Ma, sono scemo. Qui c'è il tridente. Che non sapevo questa cosa, ma può essere lanciato. Che può essere lanciato e sembra in tutto e per tutto un'ascia. Cioè, sì, va bene. Una lancia che è anche abbastanza lontano, va. E poi è uscito, ragazzi, è uscito. È uscito il Phantom. Ragazzi, è uscito il Phantom. Il Phantom, per chi non lo sa, è il mob B. Eccolo, ragazzi, il Phantom, il mob che ti verrà ad uccidere se il giocatore non dormirà per tante notti. Ragazzi, è un mob davvero molto, molto figo. Ragazzi, è bellissimo. Ha anche abbastanza vita, sto notando, molta, molta vita. Adesso mi chiedo, Game Mode Survival. Se io in survival lo lancio, se ne va via? Ah, proprio via? Ah, va bene. Ci sono questo, questo. Facciamo il 3. E questo. Ragazzi, questi tre enchant possono essere applicati al tridente, appunto. Quindi mettiamo Riptide 3. Impalting 5. Channeling. Allora, adesso andiamo a provare questi tre tridenti sott'acqua e vediamo subito. Allora, tiriamo il primo, che è con Riptide 3. Ragazzi, Riptide 3 ti fa fare una specie di scatto, possiamo dire? Uno scatto davvero molto molto particolare. Vediamo se anche fuori dall'acqua, giustamente fuori dall'acqua, no? Poi, Impalting 5. Che fa Impalting 5? Credo potenzi l'attacco. Credo. Muori, Creeper. E poi, giustamente, ragazzi, sono scemo, me ne dimentico uno. Quindi, Loyalty. Mettiamo insieme al Riptide, così a caso. Mettiamo anche Loyalty. E vediamo. Loyalty, ragazzi, dovrebbe tornarti indietro il tridente. Che è bellissimo come cosa. Guardate, lo lancia. Non solo mi fa fare uno scatto avanti e poi con una bellissima cosa me lo fa tornare indietro. Vedete? Cioè, guarda come arriva dalla lontananza. No, non arriva adesso. Eccolo, eccolo, è tornato. Poi, prima avevo intravisto una pozione. Potion... Aspetta. Master... Eccola qua. Ragazzi, questa è la pozione della tartaruga maestro. Ragazzi, con questa pozione diventi in tutto e per tutto una tartaruga. Guardate. Sei molto 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 lento come una tartaruga, però, sei resistentissimo. Infatti, se mi metto in survival... Aspetta, se prima prendo, non so, uno zombie. Se... Poi mi metto in survival e lui prova a uccidermi. Come potete vedere, perdo davvero quasi niente, cioè niente di vita. Perché ho una resistenza assurda. Però, giustamente, vado anche molto molto lentamente. E questa è una piccola pecca. Però,
Però ragazzi, questa pozione secondo me è tanta 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 roba. Adesso vorrei provare ad usarla in acqua, se ci riesco ad arrivare in acqua ovviamente. Oh! Ecco, in acqua invece no, in acqua non funziona. Però si toglie totalmente l'effetto in acqua. Mentre poi quando esco si annulla. Questo credo sia un bug, ragazzi, perché provo a buttarmi. Ah no, mo rimane, era, evidentemente era proprio finito. Vabbè, in acqua non è che sia poi così lento, però sono comunque molto molto resistente. Va bene, usciamo via, grazie. Mettiamoci in creative. Vediamo se c'è il famoso cappellino di tartaruga. Aiuto, quanta roba. Tartoleg, tartoshell, esiste veramente? Tartoshell e poi spawn turtle. No ragazzi, allora aspetta, milk, milk, ok grazie, gentilissimo. Allora, spawn turtle. Vabbè, questa l'abbiamo già vista prima. Esistono i cuccioli? Ragazzi, questo è un cucciolo di tartaruga. Ma è piccolissimo. Mentre qui sopra, sulla terraferma, non muore. Cammina tranquillamente. Guardate la faccia. Sì, è bellissimo. Va bene. Questo aggiornamento mi sta piacendo fin troppo. Allora, con questi turtle shell, teoricamente, prendendo la crafting table, dovremmo riuscire a craftare l'elmetto. Eccolo qua, giustamente è molto intuitivo come crafting. Se me lo metto, che cosa succede? Eccolo là, mi mette water breathing. Ecco, il water breathing in survival dovrei riuscire a respirare più tempo sott'acqua, o almeno così dovrebbe essere. Infatti, come potete vedere, guardate le bollicine, non perdo praticamente nulla. Però ora che è finito inizio a perdere. Com'è sto fatto? Adesso esco, me lo ridà? Sì che me lo ridà, ragazzi. Appena entro in acqua mi dà 10 secondi di appunto water breathing, che non mi fa perdere, appunto, non mi viene il nome, bollicine. Però poi dopo 10 secondi si esaurisce e basta. Poi sali, riscendi e ti dà di nuovo quegli 8-10 secondi, che è davvero una bella cosa. Che è l'uovo di tartaruga, che se piazzato vicino all'acqua dopo un po' di tempo dovrebbe appunto nascere una tartaruga. Non so come, non ho voglia di aspettare sinceramente, però più o meno quello dovrebbe essere il concetto. Poi ragazzi, volano, le uova di tartaruga volano e questo è bello. Ah, poi voglio vedere una cosa perché molti dicono la gravità dell'acqua, vediamo. Eh no, ci sono anche le alghe, che credo si possano mangiare. Vediamo, vediamo subito. Vola. Ah, praticamente si mangia in un men che non si dica. E ti dà metà cosciotta. Il video di oggi manca i miei qui, noi ci vediamo in un prossimo video. E ciao ciao!